Sì, grazie Presidente per la dichiarazione di voto. Beh, diciamo il servizio giardini in questo periodo non è stato con le mani in mano, insomma, sta intervenendo su tutti quanti i parchi di Roma, lo stiamo vedendo, nel senso i parchi sono fruibili a tutti quanti i cittadini, perciò le attività sono serrate dal punto di vista dello sfalcio e della pulizia. Per quanto riguarda le aree giochi, legato chiaramente al DPCM, si prevedeva una sanificazione intera, insomma, ecco, delle aree giochi, chiaramente con un bando annesso, bando che non erano, purtroppo non c'erano i tempi, ecco, per espletarlo, perciò di fatto il servizio giardini ha svolto più volte riunioni per capire come intervenire in questo senso. Ecco, si è ipotizzato di intervenire appunto con l'organico del servizio giardini, perciò con le proprie autobotti, con le sanificazioni, insomma, in house, perciò direttamente ad opera del Dipartimento Ambiente, e questo è quello che si sta iniziando chiaramente a fare, nel senso che adesso si partirà per le sanificazioni. Perciò ecco, su questo c'è da dire, ecco, che il servizio giardini non è stato a guardare, ma insomma è intervenuto in modo comunque tempestivo, perciò ecco, le aree comunque, i parchi sono fruibili, le aree giochi si sta cercando, insomma, di intervenire nel minor tempo possibile. È chiaro che non si possono sanificare tutti i giorni tutte le aree giochi, insomma, questo purtroppo è populismo, lo diciamo alle opposizioni, è demagogia pura, perché anche loro sanno benissimo le quantità di parchi che sono presenti in questa città, le aree giochi che sono presenti in questa città, insomma. Non è ipotizzabile appunto intervenire ogni giorno su ogni area ludica, perché chiaramente quando verrà utilizzata poi il giorno dopo deve intervenire appunto un'attività di sanificazione. Ecco, questo purtroppo, ahimè, è molto difficile e poco attuabile nella città di Roma. Comunque si interverrà appunto internamente, insomma, con la forza e l'organico del servizio giardini. Una battuta, Presidente. Sulle banchine non tanto ci si può sedere, perché chiaramente equivarrebbe ad un assembramento, perciò insomma su questo bisogna fare attenzione, anche chiaramente ipotizzare eventuali operazioni a Villa Panfili per i futuri stati generali, insomma, ecco, ricordiamo che comunque le attività di sfalcio e di pulizia nel parco di Villa Panfili, nella villa di Villa Panfili, avvengono quotidianamente. Grazie Presidente, il voto è di astensione. Grazie.